Una grande idea avrei fatto questo festival, averlo organizzato perché è un tema assolutamente attualissimo e su quale è giusto incominciare a ragionare e soprattutto a coinvolgere i vari interpreti diciamo, della scena politica, ma anche della società civile, gli studiosi, quelli che possono dare un contributo anche dal punto di vista tecnico sugli utilizzi dell'intelligenza artificiale. È uno strumento potenzialmente rivoluzionario, anzi è già uno strumento rivoluzionario, ma come tutti gli strumenti è uno strumento che appunto è Grazie. sottoposto al dominio della mente umana. Deve essere l'uomo a capire come utilizzare l'intelligenza artificiale e non farsi stravolgere dalla stessa. Al momento purtroppo l'intelligenza artificiale sopravanza, ma gli strumenti di controllo sono davvero pochi e ancora diciamo non sviluppati, soprattutto non armonizzati, cioè l'intelligenza artificiale dimostra chiaramente che i confini nazionali è come se non esistessero più. Il mondo si deve attrezzare, tutta la società, il mondo democratico si deve attrezzare per trovare gli strumenti per utilizzare l'intelligenza artificiale senza farsi governare da essa. Sappiamo benissimo che è ormai fatto notorio che, per esempio, nella Brexit, nella consultazione pubblica per la fuoriuscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, ci furono gruppi di interesse che in qualche modo orientarono l'elettorato e lo scarto minimo di voto che poi determinò la fuoriuscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea fu determinata da questa deep intelligence che riuscì a orientare una parte dell'elettorato e determinò l'esito. Se questo è stato il primo, diciamo, approccio importante dell'intelligenza artificiale sull'informazione pubblica non intermediata, non controllata, ma che ha saputo fornire queste informazioni a quella frangia di elettorato che poi ha determinato la vittoria di una parte politica, immaginatevi che cosa è successo in tutti gli anni che sono passati e dei quali noi magari non abbiamo neanche una piena consapevolezza. Ecco perché l'intelligenza artificiale è uno strumento assolutamente affascinante, ci aiuterà nella ricerca medica, ci aiuterà nell'innovazione tecnologica, ci aiuterà anche nelle ricerche archeologiche. Da ultimo c'è stato un importante ritrovamento a Pompei, ma non dobbiamo diventare schiavi dell'intelligenza artificiale o peggio, strumenti a nostra volta di uno strumento digitale.